Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con House Flipper. Oggi continueremo la nostra campagna alla ricerca di case da restaurare e allo stesso tempo cercare di guadagnare il giusto dopo il restauro. Detto questo, io direi di cominciare. Hi everyone, welcome to our rendezvous with House Flipper. Today we will go on buying disastrous houses and trying to earn money extra. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du jeudi avec House Flipper. Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi. Nous allons acheter une maison. Parfois désastré, nous allons la restaurer et on va essayer de gagner un peu d'argent extra. C'est parti. Allora, vediamo un poco. Ok, direi di prendere questa qua e vediamo un attimo. Allora, ok, prendiamo questa qui. Let's take this one. Ok. Cominciamo ovviamente con i lavori di giardinaggio. We will and we must always check the garden first, then we will go on doing our jobs inside the house. Ovviamente, come al solito, inizieremo dalla parte esterna per poi proseguire e iniziare i lavori di restauro all'interno. On doit toujours regarder si le jardin il a besoin de maintenance ou pas. Vous allez gagner points extra pour la carrière. Et approfitto, come sempre, per ringraziare tutti coloro che durante le mie live mi tengono compagnia, a voi che mi tenete compagnia, e il canale sta crescendo grazie a voi, e quindi grazie mille. E il mio ringraziamento particolare va a coloro che, ecco, non hanno un account Twitch e mi seguono in maniera anonima, ecco, diciamo così. So I want to say thank you so much everyone. While you follow my live stream, you take me in very good company. I want to say thank you. I want to say thanks to people who are watching my live streamings and take me some company. Thank you so much.
E ovviamente io vi dico sempre grazie perché vi ringrazio a voi soprattutto che seguite in live i diretti video mio e non state registrate a Twitch. Soprattutto a voi vi ringrazio, però voi potete pure registrare a Twitch che è gratis e così feci da crescere un po' questo canale. So, if you do not have a Twitch account, you will register it for free and you will let this small channel you will let growing up it. So now let's go. Si vous n'avez pas un compte enregistré sur Twitch, s'il vous plaît, enregistrez-vous, c'est gratuit et vous pouvez faire grandir ce canal. Merci beaucoup. Questo tagliaerba devo ammettere che si comporta molto bene. Questa ottosa erba. This grass cutter is awesome. It works great. It works great. Let me check anything before going on. Let me check. Okay, should be okay. Je suis en train de contrôler que tout va bien. Puis on va reprendre. Vous êtes prêts? Alors. Come sempre, ancora una volta per ringraziare coloro che si iscrivono al canale, perché voi siete l'anima e il motore di questo canale. Grazie ancora. I want to say to everyone who follow this channel, thank you so much. You are the main engine of this small channel. Thank you, thank you, thank you. Je veux dire à chacun de vous merci beaucoup pour votre soutien à ce canal et surtout pour vos inscriptions au canal qui sont totalement gratuites. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. On va continuer notre travail. On va restaurer cette maison-là.
Il ne doit pas être désastré comme les autres maisons que nous avons, que précédemment nous avons achetées. We should not find, if I remember, so good, this house will be not the most disastrous. Sembrerebbe essere tutto a posto. Mare. Ah, mi ricordo di questa cosa qui. Sì. Oggi però incominciamo prima dall'esterno qua. Ho qua. Ho lasciato un filo d'erba. Prendiamo questo, let's bring this, the fountain. Allora, ecco qua. Mi ricordavo che non è particolarmente disastrata, ma è soltanto parecchio, parecchio. Zuzza, Aschkiewicz dell'Aschkiewicz. Eccoli qua gli scarafoni. Ogni scarafone, ogni scarafone, ne è bella mamma sua. Ok. Questo addirittura si è portato i sassi in casa. Mamma mia, cioè, questo è assurdo, però qui diciamo che tutto sommato con un lavoretto minimal possiamo recuperare qualcosina. So I was remembering that this house wasn't the disaster, the most disastrous in the game. Take the disaster. Allora, iniziamo a pulire qua. C'è stato lo scarafone. Scarafone. Ok, perfetto. Qui, con poca spesa, potremo avere un'ottima resa. Poca spesa. Una buona resa. Mettiamolo qua. Diamo una bella pulina. Sti sassi non ho capito perché li hanno portati qua. I can't understand why they put the rocks in the house. J'arrive à pas comprendre pourquoi ils ont porté des pierres, des gros cailloux ici, dans la maison. Mais pourquoi? Oh là là! Oh.
scarafone. Sì, mia figlia, si mette tutti noi che bambini. Ma questo però ecco qua, abbiamo trovato anche il posto dove andare a posizionare queste scatole. E voglio ancora ringraziarvi per la compagnia, onore e piacere tutto mio ogni volta che mi seguite in queste piccole live. I want to say thank you so much for following this small channel. Thank you for the company you do to me. This is very important for me. Thank you so much. Je vous remercie. Je vous dis merci à tous qui suivent le canal, qui me font accompagner pendant mes directs ici sur Twitch. Qui c'è veramente molto poco da fare. Allora, mo nel frattempo facciamo un attimo qua. Ma questa addirittura ha sporcato i moli, i televisori qua. Diciamo che tutto sommato sta in buono stato sta casa. The house is in quite good state. So we will work hard outside the house, trying to let the house be so pretty and ready to be bought. Allora, raddrizziamo un po' di cose qua. Ok, laviamo i vetri ovviamente con il lavavetri elettrico, perché alla fine tutto sommato ci stiamo attrezzando. Qui ho sistemato. Ottimo. Però sti puff qua dietro stanno messi un poco alla caso. Ecco qua, più o meno così. Questo. Allora, le finestre qua le abbiamo pulite, sì, ma sulla mappa vi do una macchia, che cos'è? Ah, eccola qua, perfetta. So, now we do a check. The house is in very good condition. Maybe we will not work hard. Però sta tazza qua non mi piace. Il water lo sostituisco, gliene cambio, che non mi piace. Let's check. Allora, quale mettiamo? C'è
Ce n'era una che non ho mai provato. Questo l'ho utilizzato già molto spesso. I'm looking for a VC that I never used before. I think that this one I never used before. J'étais en train de chercher un VC que j'avais jamais utilisé et je l'ai trouvé. Alors, il y a un bon. C'est un bel peu de spazio. Allora, qui si potrebbe mettere lavatrice. Aspetta qua. Cos'è? Ah, perfetto. We will buy a washing machine. I was looking for a washing machine implant, but I have find it, so I have only to buy the washing machine. Allora. Prendiamo l'altro che mi sembra più compatto. This one is very compact. Should be. J'ai pris cette machine là-bas parce que si je me rappelle pas mal, elle doit être la plus compacte des deux, de les deux. Donc. Fianco mettere l'asciugatrice. I will buy a dryer as well. Ecco qua. Forse sta troppo sotto. Questo però lo posso, potrei metterlo anche spazio. Emi Aba. Ma qua manca la luce. Manca l'illuminazione qua. It miss light. I will use my most used light source. Un po' vintage il pavimento, diciamo che si può anche lasciare così. Questo sta in buono stato. L'illuminazione, vediamo un po'. Volevo dire quasi quasi questi di vendere, è inutile tenerle. Vedi. Mi ero dimenticato di sistemare qua. Penso che non c'è bisogno di lasciare niente. Allora, stessa cosa qua.
questo è il primo. Ora installare un camino, biocamino. Qui. E questo quasi quasi lo porto. Qui è lo sgabuzzino. Qui c'è la luce. E infatti non c'è la luce. E allora prendiamone. Mettiamola qua. Un altro qua. Ok, vediamo un po' se riusciamo a trovare il camino. Non è questo, stufa mi sembra lì. No, vediamo un po' se siamo fortunati. Che non si chiama nemmeno stufa. Aspetta, pare che sta qua. No, non è questo. Proviamo a digitare camino. Vediamo un po'. No, qui non va. Allora, vediamo un po'. Questo è un po' più classico. Forse si intona meglio con la mobilia. Così vediamo di acquistare di sta, magari i riscaldamenti già ci sono. So I made my choice. I chose this heater here because it's a first of all, it's electrical and the color is quite similar to the other color here in the room. J'ai choisi cette cheminée-là parce que elle a la couleur qui est plus proche de la couleur des meubles. Ma qui c'è una presa d'acqua, ho capito. Ah, ora ho capito cos'è. Now I understand what was the red point, the red dot here. Sono presi da sostituire. Ecco, vedi? E si è bloccato. It's locked.
Ah, aspetta. Non posso farla adesso, giusto perché? Aspetta un secondo. La prima volta che non posso farla adesso, va bene. Motivazione. Aspetta. Vediamo se ti viene da questa. Perché mi dice una cosa? Non posso farla adesso, è la prima volta che mi capita. Devo spegnere luce. Dove trovo l'interruttore generale qua? This is the first time that I saw this. I see this. There were a very huge problem here. C'era un grandissimo problema qua. A livello di impianto elettrico. Il lavi un gros problème sur la partie électrique de cette maison-là. Je pouvais pas faire la substitution. Je pouvais pas la substituer. La prise électrique. Impianto su surround. Accendiamo la luce. Quindi anche qua dietro c'è una presa praticamente da sostituire. E noi andiamo a sostituirla. Quello che vi sto proponendo è un nuovo modo di fare il gameplay. Si chiama soft gaming, un modo di modo nuovo di creare contenuti in un modo un po' particolare. E mi auguro che lo stiate gradendo, questo nuovo stile di portare contenuti digitali inventati dal sottoscritto. J'espère que vous êtes que vous aimez cette façon de faire des directs et de faire des jeux en direct. Ça, je l'appelle soft gaming. C'est une nouvelle façon de jouer en direct que j'ai inventé. J'espère que vous allez créer cette forme, cette nouvelle
forma e atypique de faire les gameplays. Vorrei metterci qualche bella fotografia. I will put a very good, awesome picture. Meglio, mi sa che... Poi mettere la solita lampada da muro. I will put very famous wall lamp. Illuminazione. Eccola qua. Ah, giusto, mi stavo dimenticando. Eccolo qua. Perfetto. Allora, qua però vorrei mettere qualcosa. Allora, questa la andiamo a mettere poi dopo all'esterno. I want to put in this house anything to let the house seems very familiar. Ok, bel mucione, questa non può mancare. Abbiamo l'impianto di incondizionato, di aria condizionata. Qua c'è, ah, c'è un'altra presa da sostituire qua, mi sa. Ah, la carta. Certo che... Aspetta, ma qua... Ora me ne sono accorto. C'è l'impianto di radiatore. Radiator. I will install a radiator. But no. Asciugamano. Eccolo qua. Va giusto giusto in questo spazio. Ah, ecco cosa mancava. Poi qua c'è un'altra stanza che... No, dove? Ah, qua. Però non ho capito. Ah, il climatizzatore. E vabbè. Installiamo. Let's install the air conditioning here. The mode of refreshing air. E allora arrivato a sto punto. Io qua gli metto una scrivania e lo faccio un piccolo studio. I will create a very small room for doing business and so on.
Je vais créer une chambre ici pour faire des boulots, des travails, une sorte de salle pour faire quelque chose. All'inizio volevo creare un deposito, ma effettivamente ci ho pregato. E allora qua cambia il colore, un po' troppo morto qua. Effettivamente. Prendiamo un bel giallo tramonto. I will repaint again the wall. Je vais retendre. Je vais passer une peinture jaune soleil. Eccolo qua. Troppo spinto. Guarda un po'. Here there is. Decisamente meglio. Ah, sembra molto più luminosa adesso la stanza. Mi sa che is lighter now the room with this paint. Allora, scrivania e prendiamo questa qua. Vediamo un po', let's check. Through them, if there is. Allora, mi piaceva uno di questi qui. Ha ragione, sì, che più o meno. La stessa tonalità della pittura.
Eccoci qua, scusate, ma mi sono dovuto un attimino assentare. Allora, ritorniamo a noi. Allora, qui metterei da qualche parte una libreria. Vediamo un po' se ne troviamo una stretta. I will put the library, a so thin library. Je vais essayer d'installer une librairie. Eccola qua. Oh, sembra arancione. Perfetto, ma qua ci vuole un'altra sedia. Anzi due. I will buy a couple. Chair. Lampada da scrivania. Eccola qua. Allora, un attimo solo, vediamo se è tutto ok. Let me check if everything is okay. Fabrizio Dav 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti. Scusate, ma ho avuto un piccolo inconveniente e quindi mi sono dovuto assentare. Grazie comunque per la presenza. Scusate se. Fabrizio Dav 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille. E dicevo, scusate se non vi ho salutato prima, ma molto probabilmente c'è stato una piccola corsetta da fare. So sorry for if I wasn't here. I haven't been here. 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti. Mi stavo scusando con voi per essermi assentato qualche minuto fa, ma ho dovuto fare una piccola cosa qui e quindi. Fabrizio Dav 2 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti e grazie per il raid. Thank you so much. Fabrizio Dav 1 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Grazie. Ah, eccoci qua, ci siamo quasi. Oh via, ecco qua. Allora. 1RGK539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Benvenuti. Allora, io qua quasi quasi. Installerei, eccolo qua, un impianto per. Dove potrei metterlo? Qua non si può mettere. Quasi quasi lo metto là. Che non dovrebbe dare nemmeno fastidio. I'll put here the radiator. It will not be. Exposed. And I will not lose space. Ecco qua. Ok, questo è fatto. Perfetto, io direi che tutto sommato ha cambiato un po' faccia sta stanza. Ecco
quindi questo quasi quasi lo metterei. Beh, questa non serve più, quindi a posto. Abbiamo detto di mettere qualche fotografia. I'll put in this room a couple of picture or something like that. Je vais mettre des photos ou choses plus et ou autre chose comme ça. Allora, vediamo un po'. Strada di campagna. Ah, questi sono dei bei quadretti. Prendiamone uno un po' più piccolo. Tramonto sul mare. Prendiamo questo qua. Oh, questo lo vedo bene qua. Devo soltanto avvicinarmi un po'. Ecco qua. Ok, allora andiamo a mettere un po' di abbellimento qua fuori, andiamo un po' con il giardino, ovviamente mettiamo il mitico stagno, lo mettiamo, ecco qua, questa con una pala qua. Subito. E voilà, le Sophie. Abbiamo messo anche un bello stagno qua. Allora, cosa importante che io metto sempre, ovviamente, è una scritta in neon. Ah, prima che mi scorro. Before I forget, I must install the light, outside light. Oh, 1, 2, 3. Ci sono tre tipi di illuminazione su questa luce. There are three steps of lighting. Poi mettiamo queste lampade qua che tornano sempre utili. Fanno anche una bella luce, però lasciamo i contapassi questi qui. Ok, qua abbiamo messo, poi mettiamo un po' di cespugli di rose. So I will put a few roses here. Ah, fountain, fontana. Eccola qua. Questa la mettiamo qua. Neon. Good vibes, vibrazioni positive. Però sta casetta così non è che mi piace tanto all'esterno, la vedo un po' troppo trascurata. Qua mi sa che devo dare una bella verniciata qua. Di che colore potrei farlo? Però prima metto ancora un po' di illuminazione all'esterno e poi dopo andremo a dipingere. Quindi I will I was thinking that this house, this home need a new color. Is this color is not the best one, so I'll try to let this house be different from the other one. Allora, vediamo un po'. Pietra
No, modanature no. Pannelli da parete. Eccola qua. Allora, queste ne dobbiamo prendere. Mettiamole qua, altrimenti roviniamo il prato. 3 e 4, anche se ne serviranno molte di meno. Poi serve la vernice. Qui è una bella pitture. Vediamo un po'. Mandorla, sabbia interessante, lavanda chiara. Blu sognante, interessante. Allora, prendiamone 1, 2 e 3. I will paint the house with this color. This blue. I am blue. Rapadi rapadai. Rapadi rapadai. Rapadi rapadai. Giusto. Ora prendiamo la scala. Visto non ci arrivo. Scala di alluminio che ci permetterà di arrivare sempre più in alto. Questo muro è troppo alto, sì, no, me ne sono reso conto che mi sa che però questo me lo devo portare appresso. In un solo colpo è riuscito a... This home is changing. The aspect is behind very very different. Maybe so beautiful, much more beautiful than before. Ahia, qua mi sa che ho dipinto la parte interna. Andiamo a prendere la scala qua. Ma facciamo blu sognante pure. È giusto, sì. Anche la parte interna, quasi quasi. Ah no, solo qua sotto. Abbiamo fatto la cornice della finestra. Ok, devo ricordarmi di farlo anche da quest'altra parte. I have to remember to repaint the internal part of the window with this color. Ah, io sono partita. Facciamo prima così. Ecco qua. I must paint again the internal frame of the window. Ci dovrà peindre une partie de la fenêtre à l'intérieur. Mais je pense que je vais faire des autres travaillent à l'intérieur. Je pense que je vais changer la couleur.
I will change the color inside. Is the color inside? Open your mind, color inside. Questa è una vecchia canzone dance degli anni 90. Prendiamo la escalation. We have escalation the past. Ecco qua. Oh via, no, questa no. Perché fa così? Ah, ottimo. Ah, non l'avevo dipinto, va bene, dai, come non detto. Ho fatto qualcosa in più, ma va bene così. Cambiamo un po' il colore dell'intelaiatura qua. We will change the frame color. And maybe I will repaint all the internal parts. I don't know. I'll see if I have done a mess or not. Colgo ancora l'occasione per ringraziare tutti coloro che in questo momento mi stanno tenendo compagnia, a tutti coloro ai quali sto tenendo compagnia, e come sempre una ringrazio in particolar modo, ecco, coloro che pur non avendo un account Twitch stanno seguendo questa live. E se non avete un account Twitch, io, ecco, vi farebbe enormemente piacere che voi poteste seguire il canale registrandovi su Twitch, che alla fine poi la registrazione è gratuita. So I want to say thank you so much to you that you are making me a company during my live streaming, and I hope I will do the same for you. And I want to say thank you so much to people that are following this live streaming, and they are not registered on Twitch, and I will be very happy if you will follow my the channel. I will be so proud. Thank you so much. Allora qua scusate, allora, ah sì, i pannelli li mettiamo, li usiamo come angolari. Allora, se non ricordo male, due su ogni lato. Sta casa mo quanti lati c'ha? Più di 5 sicuramente. I will I soften soften I use this kind of fake rock panel. They give
house or the houses. Kind of the thing that you will never find everywhere, anywhere, sorry. J'aime beaucoup cette sorte de panneau en fausse pierre parce que il donne un coup de classe. Allora, visto che mi sono trovato qua, quasi quasi questo lo dipingo. Questo che era, mi pare arancione. Fammi vedere se ho messo a posto il bidoncino. Credo di sì. Sì, ok. Che cos'è qua? Oi oi oi. Ok. Ma boh. Allora, questo è tutto un ambiente, potrei farlo arancione. Vediamo un po', I will use the orange. Allora, arancia soleggiato, questo mi pare che l'ho utilizzato prima, giallo mattutino, ecco qua. I will use this chromatic yellow. And let's try and see what's up. Here there is a lot of light. This wall is behind a lighter. And this room will be not darker as you can see right now. Voilà. À l'apparence, ça ressemble que ça donne l'impression que la maison soit beaucoup plus lumineuse. Mais c'est toujours la faute, c'est la peinture qu'ils ont utilisée avant. Non male, dai, not too bad. Ah, sembra proprio, sembra un altro ambiente con questo giallo soleggiato. This is a yellow, sunny yellow. And it gives to the wall a lot of light, more light. C'è finito. Voilà, ho una donna un coup de... Però questo quasi quasi lo lascerei così. La parete dove sta sto guardo. I will keep the wall here where... there is this huge picture to break the room, and we will isolate this picture.
Je vais laisser comme ça là cette partie du mur où il y a la photo pour isoler la photo et donc la bien mettre en réseau. On va la mettre. Bien à la vue. On va faire les saltations. Adesso ci esco, ora puoi dipingere, perché mi è rimasto così, questa cosa. Ui, questa non mi fa dipingere più, perché? Aspetta. Ui. Se è andato uoco. Ai, no, non ci voleva. Vediamo se funziona. Ma no, questo non funziona, perché qua non. Ora puoi dipingere le pareti. Ah, ecco. Oh, via. Quanta luce. This is only the appearance. The ambience and the lights are the same. We have only changed the color from a quite neutral color to a very vivid and light color. Abbiamo apparentemente sembra un ambiente molto più illuminato, quando in realtà abbiamo soltanto utilizzato un colore un po' più acceso, vivo. E quasi quasi, cambio pure qua il colore. Qua io lo farei lavanda. I will use lavanda color. Je vais utiliser la peinture du color lavande. Allora, lavanda chiara. I will use this painter. Lighter, so we should relight again this not so light room on appearance. Ah, qua sta pure l'aria condizionata, qua. Ok, dai. Diciamo che sommato, dai, non è male. E meno male che l'apparenza ci sembrava tutto così, già pronto. So I was talking about the first thing I said while I began this mission. I said that were not a lot of works to do. But now I am changing the color to this room. So maybe, as we say in Italian, l'appetito viene mangiando. So you will be hungry when you eat. You will enjoy the food and you will want to eat more.
some more. Quasi quasi, scam drop. Facciamo qua. Ok. Ovviamente, se siete interessati ad acquistare questo gioco scontato, nel link, nella descrizione del video troverete dei link dove potrete acquistare sia House Flipper ma molti altri giochi scontati, giochi software a prezzi scontati fino al 70%. If you are interested to buy House Flipper or other software, you can find in the description of this video, you will find a few links, and you will find a link where you can buy this game and other games or software with the lower price. Allora, vediamo un poco. No, ha cambiato la faccia. Accendiamo la luce. No, questa la lasciamo così in prima posizione. Allora, qua vorrei mettere qualcosa di piante. Giusto. Allora, rose. No. Ecco qua, c'è spuglio di rosa. Un bel cespuglio di rose per la principessa. Roses for the princess. Le rose pour la princesse. Allora qua però... quasi quasi qua gli mette una bella panchina vicino allo stagno qua. Però qua un po' di siepe non guasta. Bella alta. Siepe. Allora, alta. Siepe stretta. 1,5 metri. Ampia. No, allora utilizziamo la siepe standard, non mi piace, questa è a fronte stretta. Ok, prendiamo questa qua, creiamo un po' di privacy, ma infatti è tra l'altro anche la stessa, solo che vorrei posizionarla un po' ad capoccia. Togliamo sta pianta qua e mettiamo questa qua. Ma ne metto un'altra qua in questa posizione. I will put this is a kind of privacy place. Ma qua gli mettiamo una bella vicina qua dietro. Ah, ma qua dietro ci vuole la luce. Ah, ma io qua non le ho accese le luci. Ai ai ai. Ecco qua. Questo. Ah, perfetto. Anche per 1, 2, 3, ok. 3 gradi di illuminazione. 1, 2, 3. Allora, quasi quasi qua dietro.
Metterei una bella piscina. Now I'll try to insert a swimming pool. I'll try, but I'll put this one. Prendiamo un ombrellone. Eccolo qua. Ombrello da giardino. Sembra interessante. Fotografia alla casa. I will take a shot at the scene. Così. Come si abbassa? Con C, ok. Purtroppo questi menu non si possono togliere. Allora. Perfetto. Ok. Io direi arrivato a questo punto di vedere un po' cosa riusciamo a fare con questa casa. So now we will sell the home and we will see if we will earn a little bit extra money. Metti all'asta. Vediamo un po'. Let's see. Je vais vendre. On va vendre la maison. On va voir si on va gagner un peu de d'argent extra. Allora, negozio. Questa 25 facciamo 10. Ok, dai. Anche per oggi il nostro appuntamento del giovedì con House Flipper termina qui. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è per giovedì prossimo. Eccoci qua, vediamo un po', perfetto. Ok, dicevo che l'appuntamento è per giovedì prossimo. Il nostro appuntamento per oggi con House Flipper termina qui. Vi ricordo che se siete interessati ad acquistare
House Flipper o giochi per altre piattaforme, quindi PlayStation, eccetera, software, troverete nella descrizione del video dei link, un link in particolare, ecco, che sarà il link che vi permetterà di acquistare giochi o software fino al 70%. Il video sarà disponibile su YouTube sabato colgo l'occasione, come sempre, per ringraziare tutti coloro che mi hanno tenuto compagnia durante la diretta, coloro che sono iscritti a Twitch, chiedo scusa, scusate il lapsus, e a tutti coloro che hanno guardato questa live, in particolar modo, ecco, a coloro che hanno seguito questa live e che mi hanno tenuto compagnia e io ho tenuto loro compagnia, coloro che seguono le mie dirette streaming in anonimato, ovvero senza avere un account o essere registrati su Steam. Mi farebbe enormemente piacere, ecco, se magari voi vi iscriveste a Twitch, chiedo scusa, ed è gratuito. E così magari potreste anche seguire il canale se vi fa piacere. Colgo l'occasione per ringraziare coloro che si iscrivono al canale quando sono in replica, coloro che lasciano un messaggio, e in particolar modo a coloro che, ecco, sostengono il canale tramite i bits, le donazioni e le sub. E a proposito delle sub, se avete un account Amazon Prime, collegandolo a Amazon Prime Gaming, potrete sostenere questo canale che vi fa la live in quattro lingue, tre e mezza, diciamo, più il napoletano, insomma, in maniera gratuita. Grazie ancora a tutti. So our rendezvous with House Flipper for today finish here, finish now. Our rendezvous is for next week. I want to say thank you so much, everyone, for making me company. If you are interested to buy House Flipper or other games and software for every kind of platform, you will find a link in description where you can buy programs and so on, discounted by with price reduced up to 70% less. I want to say again, thank you so much who is watching this online streaming in anonymous form, as I mean people who watch my replay and my live streaming that are not that do not have an account on Twitch. I will be so happy and so proud if you will register an account and you will follow the channel. I will be very, very, very proud. But thank you, thank you. Don't worry. Okay, I want to say thank you so much for supporting the channel using the bits, the tips, and with the sub. And if you have an Amazon Prime account, you will release your Amazon Prime account to Amazon Prime game account to Twitch and support this small channel for free.
Thank you so much again. You will find this video on YouTube on Saturday. Thank you so much. Notre direct du jeudi avec Os Flipper, pour le moment, pour aujourd'hui, termine. Il est terminé. Notre rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, plus jeudi prochain. Si vous êtes intéressé, achetez Os Flipper, autre jeu ou des programmes multiplateformes, vous allez trouver un lien dans la description du vidéo où vous pouvez acheter programme, jeu à prix réduit jusqu'au 70%. Je veux remercier tous ceux qui suivent le canal, laissent un follow, à ceux qui m'ont fait compagnie et me font compagnie pendant mes directs et pendant mes répliques. Je veux remercier surtout ceux qui me font compagnie et je fais compagnie, que sont ceux qui n'ont pas un compte enregistré sur Twitch. Ça m'a fait beaucoup, 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 beaucoup plaisir si vous inscrivez. C'est tout à fait gratuit. Et vous suivez le canal. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. À ta propos, je veux remercier encore tous ceux qui soutiennent le canal parmi les bits, les donations et parmi les subs. Et à tel propos, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez faire une sub parmi Amazon Prime Gaming à 0€ gratuitement. Et vous allez supporter ce canal. Merci beaucoup. Allora, a live oggi è fornuto che l'appuntamento è per giovedì prossimo. Per giovedì per la settimana prossima. Voglio ringraziare tutti quelli là che mi hanno fatto compagnia durante questa diretta. E a tutti quelli là che ci hanno fatto compagnia allora. Quindi grazie a voi. E se non tenete, soprattutto a voi che faccio fatto compagnia, ma ti ha fatto compagnia durante la diretta eppure durante la replica che manna durante la notte. Ma facesse assai piacere se voi facesse una registrazione a Twitch che gratis non si fa niente e seguito il canale, lo facete crescere e mi facesse enormemente piacere magari che pure qualche volta voi scrivesse pure un saluto, mi facesse piacere. Poi, se studio che vi piace, voi potete accattare pure a un prezzo buono. Ci mi ci stanno pochi sconti. Studio che mi ha pure di yoga, e i programmi per computer, PlayStation, Xbox e tutte quelle che volete voi, e trovate scontate e vi metto il link nella descrizione del video. Voglio ancora ringraziare a tutti quelli là che fanno sì che sto canale si mantenga, insomma che vanno anzi, e so quelli là che fanno i donazioni, quelli che utilizzano i bit e quelli là che si fanno, diciamo, una specie abbonamento che chiamano sub. Se voi tenete per esempio Amazon Prime, voi facete l'abbonamento canale, un abbonamento che voi non pagate niente e praticamente collegato Amazon Prime con Amazon Prime Gaming e facilità sub come chiamano qua chi parla buono l'inglese e poi va a zero e mi riusciamo a dare una mano a crescere. Mi sono scordato qualche cosa. Ovviamente un video ho trovato un sub coppa YouTube e due video. Dentro i video trovate i link, allora voi potete accattare tutte quelle che volete, yoga
i programmi scontati fino a 70%, e poi vi trovate pure i link a roce, stanno praticamente i canali social miei. Babbo, voglio detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Thank you so much everyone, merci beaucoup. Grazie a tutti ancora per essere stati con me e avermi fatto compagnia. Thank you for company, merci pour la compagnie. Voglio, grazie a te per la compagnia, ma raccomando, registrato, non costa niente. Grazie mille, thank you so much, merci beaucoup. Grazie, voglio, e state buoni, ciao ciao.